Il fratello di un funzionario abruzzese della procura di Isernia è risultato positivo al coronavirus. Fucci e Di Giacomo hanno chiuso il tribunale in attesa di ulteriori verifiche. Udienze sospese fino al 31 maggio. Nessun caso di Covid-19, contagiati restano 15. Salgono intanto a 250 i molisani rientrati in regione dal nord. Toma decisiva la prossima settimana. Arrivano i droni per consegnare farmaci e tamponi, gli aeromobili sviluppati dalla AB0. I commercianti di Campobasso abbassano le sale cinesche, in tanti decidono di chiudere, una sciagura che ci porterà all'estinzione, denunciano. Dalle 8 di questa mattina centinaia di isernini in fila davanti a Acque Sapone di via Iorio per acquistare prodotti per disinfettare la casa e la persona. Le scorte arrivano razionate, non tutti riescono a fare provvista di mascherine, a mucchina e alcol. Infine il calcio, il Campobasso sospende gli allenamenti fino a domenica, mister Cudini in diretta nel TG Sport. Buongiorno e bentornati all'appuntamento con l'informazione di Teleregione, naturalmente ampia parte di questo telegiornale e sicuramente la sua parte iniziale, questa la dedichiamo all'emergenza coronavirus, perché il fratello di un funzionario abruzzese, sono queste le ultime novità sul nostro territorio oggi, un funzionario abruzzese della procura di Isernia, dicevo, il fratello è risultato positivo al coronavirus. Il procuratore Fucci e il presidente del tribunale Di Giacomo hanno chiuso gli uffici giudiziari in attesa di ulteriori verifiche, udienze sospese fino al 31 maggio. Ma ci dice tutto Nicola De Santis. Il procuratore capo della Repubblica, Carlo Fucci, d'intesa con il presidente del tribunale Vincenzo Di Giacomo, questa mattina ha chiuso d'urgenza il Palazzo di Giustizia. Un funzionario della procura proveniente dall'Abruzzo ha infatti dichiarato che il fratello è risultato positivo al coronavirus. Chiariamo, sì, è vero che c'è un nostro impiegato il cui fratello è stato riscontrato positivo al virus e si trova in Abruzzo, non qui sostanzialmente. E il nostro impiegato non vede il fratello da 15 giorni, anzi 16. Quindi tecnicamente è già fuori quarantena. Chiaro, questo diciamo per chiarezza a tutti quanti, perché ieri è stato riscontrato al secondo tampone il coronavirus, lui non lo vede dal 23 febbraio, quindi tecnicamente è già fuori. Tant'è vero che l'ASL Abruzzo non gli ha dato alcuna indicazione. Noi adesso per cautela stiamo informando l'ASL Molise. Per maggiore cautela, prima che l'ASL Molise ci dica qualcosa, ho dato disposizione di restare a casa e stiamo adottando altre misure ancora, ma ripeto, sempre in via ultra precauzionale. Stamattina ho dato disposizione di non far accedere alcun utente in procura. Verificheremo con l'ASL se dobbiamo rifare la sanificazione che già è stata fatta, come molti sanno, una settimana fa in tutto il Tribunale. Quindi ad oggi tecnicamente non c'è nessun rischio. Ovviamente non sono un medico, io parlo sulla base di quello che sono le indicazioni del Ministero della Salute. La situazione dunque non è allarmante. Ugualmente però il presidente Di Giacomo ha annunciato che saranno attuate misure straordinarie di sicurezza per tutti gli utenti ed i dipendenti del Tribunale. Sì, certamente, sia io che la conferenza permanente che presiedo abbiamo tempestivamente adottato tutta una serie di misure che abbiamo anche aggravato quando è stato necessario. Tant'è vero, noi ad esempio per quanto riguarda il termometro no contact a raggi infrarossi ci sono state diverse persone trovate positive. Ieri solo ieri ce ne sono state due, cioè con temperatura superiore ai 37 gradi, ai quali è stato inibito l'accesso al Palazzo di Giustizia. Per quanto riguarda l'episodio stamattina che riguarda la Procura della Repubblica e comunque non direttamente un dipendente della Procura della Repubblica, ma un suo parente comunque di fuori regione, che lui non vedeva peraltro da più di 14 giorni, ad ogni caso cautelativamente adotteremo delle misure anche per questo caso qui. Intanto il presidente del Tribunale Di Giacomo ha annunciato che le udienze presso il Palazzo di Giustizia di Isernia saranno sospese fino al 31 maggio.
fatte salve alcune urgenze. Tranne naturalmente i casi di urgenza. Se noi non lo abbiamo fatto prima questo rinvio è perché per farlo ci voleva una legge, non potevamo farlo noi così. E infatti non appena intervenuto il decreto legge di 3 giorni fa, immediatamente abbiamo proceduto alla sospensione delle udienze, al rinvio delle udienze, ovviamente tranne che per i casi di urgenza così come previsto dalla legge, ma ci è voluta una legge per poter fare questo. Tutte le altre misure le abbiamo prese in autonomia ed anche oltre quello che la legge stessa diceva, però in questo tipo di misura non lo potevamo prendere prima perché era vietata dalla legge. E qualche aggiornamento sulla situazione al Tribunale di Isernia. In una nota diffusa proprio dal Tribunale e dalla Procura insieme al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, compiuti i dovuti accertamenti, le autorità quindi comunicano che il dipendente della Procura di Isernia, che è di fuori regione come abbiamo ascoltato, il cui familiare è stato riscontrato positivo al coronavirus da un ospedale sempre di fuori regione, non aveva avuto contatti con il fratello da più di 14 giorni, non presentava né presenta sintomi riconducibili all'infezione da coronavirus. In queste condizioni quindi sia il medico del lavoro del tribunale sia l'ufficio di igiene dell'ASREM, oltre all'ASL abruzzese competente, hanno escluso la necessità di adottare particolari misure. Quindi l'allarme è rientrato, il dipendente, come abbiamo ascoltato anche dal procuratore Fucci al microfono di Teleregione, non si è recato però oggi al lavoro. Ampliamo il raggio, vediamo un po' la panoramica che è ancora positiva in Molise perché non c'è nessun nuovo caso di Covid-19. I contagiati restano 15, sale molto il numero dei molisani rientrati in regione dal nord, quindi in quarantena sono 250. Per il governatore Toma è decisiva la prossima settimana. Una buona notizia che però si è registrata in queste ore per fortuna e che quindi un sospiro di sollievo per la sanità e per l'organizzazione sanitaria molisana, e che è risultato negativo al test l'anestesista del Veneziale che aveva avuto contatti coi colleghi del San Timoteo. Nel servizio di Pierluigi Boragine tutti i dettagli. Nessun nuovo caso di coronavirus in Molise, nessun caso ad Isernia. È infatti negativo il risultato del tampone eseguito sull'anestesista del Veneziale che era venuto a contatto con colleghi di Termoli. La notizia ieri aveva destato molta preoccupazione con l'ASREM che aveva attivato una procedura per contingentare l'attività ospedaliera. Entro qualche ora il nosocomio isernino tornerà alla normalità. Siamo dunque fermi a 15 persone contagiate, di cui 3 in terapia intensiva, 8 in isolamento domiciliare e 4 in malattie infettive. In arrivo i risultati degli ultimi 17 tamponi effettuati a Termoli. L'unico deceduto è l'82enne di Sesto Campano che era ricoverato allo Spallanzani, mentre sul 51enne di Campobasso che lavorava a Bergamo, spirato al Cardarelli l'altra notte, verrà effettuata l'autopsia. Il coronavirus non c'entra nulla, ma bisogna capire perché non ce l'ha fatta. Intanto salgono a 250 le persone rientrate tra il 7 e l'8 marzo dalle regioni del nord e che si sono autodenunciate. I prossimi giorni, spiegano dalla regione, saranno decisivi per capire se hanno contratto il virus. Italia zona protetta, lo sappiamo, un'unica zona rossa da un paio di giorni, ma proprio in queste ore c'è il tira e molla fra Milano e Roma. La Lombardia chiede sostanzialmente di chiudere tutto tranne le attività che producono beni di prima necessità o comunque le attività ritenute essenziali. Sulla stessa linea d'onda anche i governatori del sud, per esempio De Luca della Campania, e la pensa così, cioè che queste misure adottate finora possono non bastare per contenere l'epidemia, anche il sindaco di Montaquila Ricci, per il quale bisogna chiudere tutto per 15 giorni. Vediamo. Per il presidente della regione Lombardia Fontana e tutti i sindaci con in testa il primo cittadino di Bergamo Gori, Italia zona protetta non basta, bisogna andare oltre, ma solo in Lombardia? Per il sindaco di Montaquila, Marciano Ricci, l'Italia tutta deve fermarsi per 15 giorni e andare dunque oltre il DPCM del 10 marzo. Finanze, decreti, cioè stiamo a fare uno al giorno, bastava decidere e dire
stop, si ferma l'Italia. Mi auguro che ci abbiamo dei buoni risultati, non sono nessuno per decidere una cosa del genere, sono simile a un paese. Per me andava chiuso tutto, anche perché hanno chiuso le scuole, parecchi ragazzi andavano in discoteca, andavano nei pub, ma ancora oggi, in sera, al mio paese, uscendo dal comune, ho trovato 4-5 ragazzi con i telefonini che si vedevano un vigno. Chiudere tutto dunque, serrande alzate solo per negozi che vendono beni di prima necessità e farmacie. Per Ricci occorre fare in fretta e ripetere quanto già fatto in Cina, a Wuhan, con risultati subito confortanti. Anche perché, aggiunge, nonostante l'impegno del governatore Toma, la sanità molisana è ridotta ai minimi termini, non ci sono le terapie intensive adeguate per far fronte ad un'eventuale espansione del virus e ancora vietare con maggiore fermezza gli assembramenti, soprattutto dei giovani, i meno sensibili fino ad ora alle indicazioni delle istituzioni. In prima linea, giorno e notte, come tanti suoi colleghi, Ricci chiede l'inasprimento dei provvedimenti e si rivolge ancora una volta alla sua cittadinanza. L'invito è quello di rimanere a casa, mentre agli amici sindaci molisani chiede di fare fronte comune per fare pressione sul governo. Una stretta ancora più forte aiuterebbe a fermare il contagio. Un'emergenza importante, senza precedenti, peraltro un'emergenza sanitaria, ma anche questa si può e si deve assolutamente affrontare nel migliore dei modi. Abbiamo in diretta al telefono con noi Andrea Cannas, che è il fondatore della AbiZero, una spin-off dell'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Benvenuto nel nostro TG, buongiorno a lei. Buongiorno dottoressa, buongiorno a tutti a casa. Allora, parliamo un po' della vostra iniziativa, sicuramente un'iniziativa che ridà anche fiducia, propositiva, operativa, droni per consegnare farmaci e tamponi. Prefiguriamoci anche uno scenario drammatico, importante, insomma, abbiamo le attrezzature e il know-how per affrontarlo. Dunque, voi siete pronti? Ci parli un po' meglio delle vostre attrezzature e della vostra proposta. Allora, di sicuro l'utilizzo dei droni è il futuro del trasporto sul corto e sul medio raggio, di tutti quei beni che sono deperibili e urgenti. I droni sono i mezzi perfetti in quanto sono relativamente piccoli e sono molto maneggevoli e adatti quindi a raggiungere luoghi anche difficilmente raggiungibili con i mezzi tradizionali. Noi di AbiZero tra l'altro crediamo che mai come in questo periodo sia importante mantenere i collegamenti tra le strutture che possono avere delle emergenze, minimizzando quindi il rischio di esposizione. Noi come AbiZero abbiamo anche ricevuto un finanziamento por FESR dalla Regione Molise, che conosce e sostiene il nostro progetto. Noi abbiamo sviluppato una capsula sensorizzata che abilita l'operatore ad effettuare invii e ricezioni a distanza utilizzando soltanto un'app installata sul dispositivo mobile. Quindi, questo aiuta a minimizzare il rischio di esposizione e contagio degli operatori. In massima sicurezza, quindi. Esatto, in massima sicurezza. Questa proposta voi l'avete già avanzata alla Protezione Civile Nazionale, perché immagino, insomma, lo scenario che potrebbe avere un beneficio dalla vostra proposta è più lo scenario più vicino, diciamo, alle regioni del nord più colpite in questo momento. Avete già avuto contatti con la Protezione Civile Nazionale? Allora, sì, abbiamo inviato una disponibilità all'utilizzo dei nostri mezzi, vista la situazione emergenziale che sta vivendo l'intero paese. La nostra tecnologia, seppur ancora in fase sperimentale, in quanto abbiamo provveduto a formalizzare una richiesta di sperimentazione all'ente preposto che è l'ENAC, è a disposizione delle autorità qualora queste vogliano usufruire dei nostri servizi per limitare al minimo il rischio di esposizione. Certo, faccio un passaggio locale sul Molise per far capire meglio anche a chi ci segue quanto sia di strettissima attualità la vostra proposta, perché quando si punta a contenere un contagio, qualsiasi contatto può essere a rischio. Proprio ieri l'azienda sanitaria regionale del Molise ha autorizzato i medici di base a fornire con la ricetta elettronica direttamente al farmacista
il codice che serve. Quindi sostanzialmente chi un anziano, facciamo conto, di uno dei paesi del Molise che debba ritirare un farmaco, o meglio prenotarlo attraverso il medico, lo prenota attraverso il medico magari telefonicamente e poi va direttamente in farmacia. Si potrebbe evitare anche, sempre in scenari più complicati o comunque per scelte che siano di ancora maggiore cautela, utilizzare la vostra tecnologia, è così, no? Esatto, la nostra tecnologia permette di minimizzare il contatto tra le persone e quindi in caso di emergenze e di invio di beni di primissima necessità è possibile utilizzare il nostro sistema che è funzionante e aspettiamo soltanto di avere le autorizzazioni per poter iniziare il nostro servizio. Bene, grazie ad Andrea Cannas del suo contributo, fondatore della AbiZero, un'azienda spin-off dell'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Buon lavoro a lei. Molte grazie, buon lavoro a tutti. Il pronto soccorso di Termoli riaprirà presto, questa è la rassicurazione che arriva dal primario Nicola Rocchia, anche lui attualmente in isolamento a casa, molto emozionato in un video, comunque ha richiamato i cittadini al rispetto delle regole. Intanto i volontari, torniamo su quanto abbiamo trattato anche con il fondatore della AbiZero, stanno consegnando cibo e farmaci alle altre persone in quarantena. Valentina Ciarlante. Che nell'arco di pochissimi giorni tutto l'ospedale e tutto il pronto soccorso lo riaprirà completamente. Detto questo, voglio dirvi che in questo momento dobbiamo essere fortemente concentrati, e ribadisco fortemente concentrati, nel rispetto di quelle che sono le regole che tutti i sistemi di informazione, tutti gli scienziati ci consigliano. La voce rotta dall'emozione, un sentimento dettato da chi vorrebbe essere in prima linea e non può, perché il pronto soccorso che dirige, quello dell'ospedale di Termoli, è stato chiuso per evitare che il contagio da coronavirus si diffonda. Non può intervenire perché egli stesso è in quarantena, come da prassi. Il dottore Nicola Rocchia ha voluto unirsi al coro di quanti, con grande senso di responsabilità, stanno sensibilizzando le persone a restare a casa. Il primario del Santimoteo ha annunciato che presto il reparto d'emergenza riaprirà. In tal senso stanno lavorando tutte le autorità preposte e l'esito negativo al Covid-19 di molti dei tamponi somministrati al personale dell'ospedale è un'iniezione di fiducia. Il comune termolese, col sindaco Roberti in testa, ha avviato una campagna informativa. Gli esercenti, costretti a chiudere tramite Facebook, hanno aperto una pagina per sostenere la battaglia e in campo ci sono anche i volontari. L'associazione SAE 112, diretta da Matteo Gentile, il Banco Alimentare di Pescara hanno attivato un servizio di consegna di generi alimentari a tutti coloro che si trovano in quarantena nella città adriatica. La necessità, ha spiegato l'assessore Michele Barile, è quella di destinare cibo gratuito a circa 200 persone indigenti che vivono ristrette nelle loro abitazioni. Tutte le persone interessate potranno contattare il SAE 112 al numero 340 72 21 112. Nei giorni scorsi, con Misericordia, Croce Rossa e Associazione Valtrigno, era stato già attivato il servizio di consegna farmaci ad anziani e persone in isolamento. Adesso a Campobasso, dove molti commercianti hanno deciso di abbassare le saracinesche del tutto in questi giorni, la chiusura, dicono, è una sciagura che comunque ci porterà all'estinzione, la situazione economica e finanziaria non era già delle migliori. Vediamo il servizio di Cristina Niro. Ci troviamo lungo Corso Vittorio Emanuele a Campobasso, il cuore pulsante della vita sociale del capoluogo di regione, ma anche delle attività commerciali. Ebbene, dopo l'emergenza, dopo l'ultimo decreto ministeriale, molti negozi hanno scelto di chiudere al di là delle restrizioni orarie previste. Tanti sono i cartelli che compaiono affissi sulle vetrine con l'hashtag io resto a casa, hashtag rimani a casa, perché la salute pubblica in questo momento, il sostegno al sistema sanitario nazionale è la priorità
libertà per tutti. Nonostante il decreto in vigore da martedì 10 marzo non preveda la chiusura totale delle attività, sono tanti i negozi, dai piccoli esercenti alle grandi catene, che hanno deciso di chiudere per salvaguardare clienti e dipendenti, mandando un segnale forte, disincentivando chi continua a uscire di casa nonostante il divieto. E cresce la richiesta per le consegne a domicilio, soprattutto da parte delle persone più anziane. Antonio, tu consegni la spesa a domicilio, sono aumentate le richieste? Sì, sono aumentate di un bel po'. Hai paura di affrontare il tuo lavoro? Sinceramente, adottando le giuste precauzioni, non c'è, cioè, il rischio c'è sempre, però diciamo la paura è un po' minore. Dobbiamo stare tutti un po' più attenti, questo è tutto. C'è poi chi resta chiuso in casa e chi invece prova a mantenere una parvenza di normalità, pur ribadendo il rispetto delle regole, dalla distanza al divieto di ogni contatto. Ha visto come siamo distanziate? Siamo molto distanti l'uno dall'altro, quindi penso che stiamo bene, no? Anche se all'aria aperta si può stare, speriamo almeno. Un poco c'è di paura, però Lei non esce? No, ma io non esco per altri motivi, non per questo. Perché c'è un forte dolore alla schiena e quindi non esco. Però un poco paura ce l'ho, starei comunque attenta se dovrei uscire. Come vede la soluzione di chiudere tutti i negozi? È la soluzione buona per noi che non siamo commercianti, però lei si immagini con chi ci mette il piatto a tavola con questo lavoro, per loro è... Cioè, per noi clienti, voglio dire, è buono, perché comunque ogni punto è un punto di raccolta, quindi meno siamo uniti e meglio è. Però capisce bene che per un commerciante che vive di quello, insomma, per un tempo prolungato, poi che si fa? Accanto ad una velata speranza che alla fine andrà tutto bene, se ognuno farà il suo, non si cela però la paura per una sciagura che va a schiacciare definitivamente il destino di chi già prima del coronavirus faticava a sopravvivere a causa di una crisi economica pesante e stringente. La situazione di chiusura per consunzione era prevedibile, adesso bisogna vedere che cosa si mette in campo per la sopravvivenza. Non possiamo dire alle persone decidete di quale morte morire, morire per mancanza di sussidio o morire per malattia. Questa è una situazione emergenziale, non si era mai verificata, ha bisogno sicuramente di deroghe e di strumenti straordinari. Noi come sindacato sicuramente faremo la nostra parte anche per rappresentare categorie che storicamente non sono state sindacalizzate. Siamo appunto qui, stiamo in campo, stiamo sul territorio. Svolgeremo fino in fondo il nostro ruolo di presidio sociale. Poi la scuola, anche gli istituti molisani sin da subito si sono organizzati con la didattica online, ma come precisa Pino La Fratta, va ricordato che nonostante gli sforzi, molti sono i centri del Molise che non hanno per esempio la fibra e altrettanto numerose sono le famiglie che non hanno la possibilità di una connessione wifi. Certo, non può essere la didattica a distanza la soluzione, noi sappiamo che ci sono anche tante problematiche perché purtroppo questa modalità rischia di lasciare indietro i più deboli, i diversamente abili, le persone che non hanno capacità economiche, però anche per permettersi una connessione, poi la situazione non è uguale in tutto il Molise, abbiamo anche centri in cui non c'è la fibra, ovviamente si tratta di rischi che devono essere verificati. Però è pur vero che riusciamo a dare un segnale e tutti quanti stanno cercando di fare la propria parte. Il messaggio è quello però di limitare gli spostamenti. Noi siamo qui oggi casualmente in giro anche perché stiamo andando nelle scuole, nei conservatori, per affrontare poi i problemi pratici che ci sono dei lavoratori. Riteniamo importante per esempio limitare al massimo le presenze, fare in modo che anche il personale ATA, laddove non sia proprio necessario, stia a casa e quindi non vada in servizio, perché è importante. E bisogna pure garantire i sussidi, la disoccupazione, interventi appunto all'economia. Richiama tutti al senso di responsabilità il sindaco di Campobasso Roberto Gravina, che con un videomessaggio ha precisato ulteriormente le disposizioni per i locali. Vediamo. Si tratta di un'emergenza di carattere nazionale e mondiale, cerchiamo di essere uniti e consapevoli. Così Roberto Gravina richiama tutti i suoi concittadini alla responsabilità. All'indomani dell'emanazione del nuovo decreto del Premier Conte, il sindaco di Campobasso ha voluto illustrare più chiaramente alcune disposizioni. In particolare per ciò che riguarda le attività commerciali e di ristorazione, il primo cittadino del capoluogo ha spiegato che i ristoranti possono provvedere al servizio a domicilio, ma non consegnandolo nei propri locali
dopo le ore 18. Inoltre Gravina ha fornito delucidazioni sui negozi che si trovano all'interno dei centri commerciali. Attenzione, non è ammesso l'asporto presso i propri locali, che devono restare chiusi. Ugualmente devono restare chiusi tutti quei bar, i ristoranti e le pizzerie all'interno di centri commerciali o di grandi strutture. E veniamo appunto a queste. Per queste strutture va fatta chiarezza perché da lunedì al venerdì queste strutture restano regolarmente aperte, comprese tutte le attività al loro interno. Invece il sabato e la domenica possono restare aperte solo le attività presenti in queste grandi strutture che vendono generi alimentari, le farmacie e le parafarmacie. Tutti gli altri locali al loro interno, il sabato e la domenica, devono restare chiusi. Invece tutte le attività commerciali al di fuori di queste grandi strutture, quindi per il centro cittadino o in periferia, possono restare aperte. Chiaramente per tutti va rispettato sempre il criterio della distanza di un metro tra gli avventori. Ed è un obbligo posto a carico dei gestori. Io mi auguro che ci sia adesso con questa stretta una maggiore responsabilità. Tenete conto che tutte le altre misure, soprattutto quelle economiche, per tutti gli operatori privati, quindi dal più piccolo al più grande, saranno oggetto chiaramente di attenzione da parte del governo, che è già al lavoro. È stato già adottato ieri un primo decreto legge che riguarda il finanziamento di questo personale, di tutti gli acquisti relativi all'offerta sanitaria che è potenziata per far fronte a questa emergenza, che ribadisco è un'emergenza di carattere nazionale e mondiale. Invece tutte le misure di sostegno al reddito saranno oggetto chiaramente di prossimi interventi al vaglio del governo. Cerchiamo di essere tutti uniti e consapevoli, in questo momento è l'esigenza più grande. Un ringraziamento da parte del sindaco a tutti gli operatori sanitari e poi un nuovo appello a tutti i cittadini a stringersi attorno a un'unica causa che consenta di sostenersi l'un l'altro verso il superamento di questa grande criticità. E dalle 8 di questa mattina centinaia di isernini in fila davanti ad Acqua e Sapone per acquistare prodotti per disinfettare la casa e la persona, le scorte arrivano razionate, non tutti quindi riescono a fare provvista. Nicola De Santis. Guanti, ammuchina, gel e mascherina. Alcol è finito. Solo tre cartoni sono arrivati. Gente in fila sin dalle 8 davanti al negozio Acqua e Sapone di via Raffaele Iorio a Isernia. Sono arrivati prodotti disinfettanti per la casa e la persona. Ammuchina, mascherine, guanti e alcol. Ma la merce è razionata ed allora gli isernini attendono pazientemente il proprio turno nella speranza di trovare ancora i prodotti per cui sono in fila. Mi dici come vi state organizzando? Ci stiamo organizzando nel rispetto delle regole vigenti, tenendo a distanza, facendo entrare in maniera equa le persone e distribuendo un pezzo di prodotti direttamente dalle casse, senza metterli a scaffale per evitare accaparramenti. Oggi quanta gente riuscirete ad accontentare? Per quanto riguarda gli igienizzanti mani, credo al massimo 150 persone, non di più. Arriverà altro? Arriverà altro nei prossimi giorni. Le quantità sono comunque distribuite su tutto il territorio nazionale, quindi in modo tale che tutti possano avere almeno la possibilità di avere almeno un igienizzante mani, alcol e disinfettanti vari. Quasi tutti indossano guanti e mascherine, rispettano le distanze di sicurezza e si preparano ad affrontare eventuali emergenze. Anche lei in fila da questa Sapone? Purtroppo sì, che siamo alla ricerca delle mascherine perché purtroppo servono per continuare a lavorare. Ha paura in questo momento? Ma no, paura no, basta stare un pochino attenti. Cosa ha acquistato, signora? Mascherine, gel disinfettante, ammuchina, proprio quella vera, e niente, mascherine, l'ho detto. Niente più. Ha paura? Alcol, certo, la paura c'è. Speriamo che gli altri si adeguano alle regole, così magari ci salviamo. Io sto a casa. C'è anche chi non vuol cedere al panico e continua ad affrontare l'emergenza sanitaria con ironia, forse per esorcizzare la paura, nella certezza che ha da passare nottata, per dirla con Edoardo De Filippo. Mi dice cosa deve acquistare? Posso? Sì. Mascherine. Posso? Sì. Disinfettante per le mani. Posso? Sì. Prodotto medico e chirurgico Fabio Form. Ma Bioform. E basta. Avanti, fresci di soldi e massetto. Anche arrivati. No.
Spostiamoci adesso a Pozzilli, scioperi, tavoli di crisi, dopo il rischio chiusura per trasferimento di produzione a Casal Pusterlengo, ora invece si lavora a pieno regime nello stabilimento Unilever, viste le esigenze legate al contenimento del contagio da coronavirus. Casal Pusterlengo è chiuso da un mese, dice il sindacalista Cisal Martone. A Pozzilli il 50% delle linee di produzione è stato aumentato, l'Isoform, Svelto, Coccolino e CIF in particolare. Sono state previste turnazioni che hanno dato flessibilità per primo e secondo turno della domenica. I dipendenti sono 151 da Molise, Campania e Lazio, l'indotto coinvolge 500 persone. I timori per la chiusura di Pozzilli però non sono cessati, ancora Martone. Gli ultimi incontri con Mise e Regione hanno fatto emergere la volontà dell'azienda di ragionare solo sulla riconversione, la terziarizzazione, le linee di produzione e personal care. Sembra che l'aumento di produzione sia legato al recupero delle giornate di sciopero per fare stock e andare verso il piano di chiusura. Una notizia di servizio che riguarda la Croce Rossa, viste le ultime disposizioni da parte del governo, dal 10 marzo alle 17 la presidente della Croce Rossa Italiana del Comitato di Campobasso, Maria Rosaria Sasanelli, ha definito l'attivazione e l'apertura della sala operativa locale del Comitato Croce Rossa Campobasso presso la sede di Villetta Flora nel capoluogo di regione. Tutti i giorni della settimana, da lunedì a domenica, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20. I carabinieri del NAS stanno effettuando servizi in tutta la regione finalizzati alla verifica del rispetto delle regole stabilite dal DPCM del 9 marzo. In particolare, ieri sono stati controllati vari esercizi pubblici ad Agnone e Isernia, supermercati, bar, farmacie, banche e altre attività commerciali. Si è constatato il rispetto delle prescrizioni, come la chiusura degli asili e delle ludoteche, delle sale scommesse, dell'obbligo della distanza di sicurezza interpersonale. Non è stato dunque contestato nulla. I militari del NAS, che effettueranno quotidianamente gli stessi controlli, estendendoli anche alla verifica del rispetto di eventuali misure di quarantena presso l'abitazione o domicilio di persone soggette a questo provvedimento da parte dell'azienda sanitaria regionale. E nel corso di controlli amministrativi la polstrada di Isernia si è imbattuta in due cittadini ucraini che dalle prime verifiche in banca dati risultavano avere diversi precedenti di polizia. Questa è l'unica notizia finora che non riguarda l'emergenza coronavirus, come vi siete accorti. Gli approfondimenti poi condotti dal personale dell'ufficio immigrazione della questura hanno consentito di accertare che i due entrati in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera non hanno mai ottenuto un regolare permesso di soggiorno, quindi nei loro confronti sono stati emanati i decreti di espulsione. Adesso le previsioni del tempo, poi ci fermiamo e poi lo sport. Previsioni del tempo per giovedì 12 marzo, condizioni anticicloniche, garanzia di una fase stabile generalmente soleggiata in tutta la regione, temperature in aumento, specie nei valori massimi, ventilazione debole, mari poco mossi. Queste le temperature nei maggiori centri della regione, Campobasso minima 9, massima 21 gradi, Isernia temperature comprese tra i 6 e i 19 gradi, Termoli minima 10, massima 18 gradi, Venafro minima 6, massima 19 gradi. Ci fermiamo per qualche secondo, torniamo fra pochissimo con lo sport. E anche il nostro approfondimento dedicato allo sport si occupa dell'emergenza coronavirus. Al telefono con noi, e lo ringrazio, gli do il benvenuto, l'allenatore del Campobasso, Mirko Cudini. Buon pomeriggio, mister. Buon pomeriggio a voi. Allora, parliamo di questa decisione. Diciamo che i giocatori del Campobasso fanno i compiti a casa, niente sedute di allenamento fino a domenica. Dico bene, perché questa scelta? Sì. Ci stiamo un po' adeguando a quelle che sono le direttive, quelle che sono le linee guida per cercare di evitare questo contagio, questa situazione. Quindi siamo fermi fino a domenica, ognuno farà il proprio lavoro individualmente,
ci sono alcuni ragazzi che sono rimasti a Campobasso e quindi si alleneranno con il professore individualmente allo stadio, quindi cerchiamo di risolvere al meglio questa situazione. Qual è il ruolo dello sport, il ruolo che lo sport dovrebbe giocare secondo lei in questa emergenza, il calcio soprattutto per la sua grande diffusività, no? Paragoniamolo al coronavirus, arriva sicuramente moltissimo a chiunque. Sì, come è sempre stato e lo sarà sempre, il calcio è un grosso veicolo di comunicazione, quindi credo che in questo noi dovremmo fare la nostra parte, attenendoci a quelle che sono le regole o i decreti emanati, quindi al di là di cercare di sfruttare ognuno al meglio le proprie possibilità per quanto riguarda il proprio lavoro, però credo che il calcio deve dare un segnale importante e mi auguro che ci siano uniformità di regolamento, nel senso che se c'è bisogno di stoppare anche gli allenamenti è giusto che lo venga fatto a livello proprio nazionale, a livello di direttiva nazionale. Certo, fermare i campionati, giocare a porte chiuse, insomma se ne è tanto discusso soprattutto per la Serie A, lei appunto faceva riferimento a un'omogeneità che sarebbe auspicabile, ha senso secondo lei giocare a porte chiuse? No, sportivamente parlando credo di no, non è un bene per nessuno, né per chi pratica, nel senso giocatori, addetti ai lavori, né per chi va ad assistere, in questo caso i tifosi, quindi credo che sia giusto fermare e ripartire poi quando ci sarà la possibilità aprendo le porte. Capisco che in alcuni campionati, soprattutto la Serie A o di alto livello, livello programmazione sia un po' più difficile, quindi però ecco, non è produttivo e credo che non sia bello. Lo sento dire a volte, lo spettacolo deve andare avanti, ma alla fine è uno spettacolo per nessuno, perché né per chi lo pratica né per chi è a casa magari a seguirlo, quindi è giusto che si fermino un po' tutti, questo sì. Una sosta dunque per voi arriva dopo 18 risultati utili consecutivi, forse arriva nel momento sbagliato. Sì, sportivamente parlando e egoisticamente parlando sicuramente sì, perché eravamo in un momento positivo in una escalation e quindi poteva essere un periodo da sfruttare, però purtroppo per necessità virtù dovremmo adeguarci e partirà alla ripresa, non so quando partirà un nuovo campionato, quindi per tutti si riazzererà tutto per qualsiasi obiettivo, quindi non so cosa verrà fuori, non so chi ne potrà trarre vantaggio, sicuramente è difficile anche per noi riprogrammare un po' tutto, ecco quello che è il fatto lavorativo, quindi venivamo a un periodo buono, ma sicuramente la nostra idea non deve essere da meno, è quella di continuare come abbiamo finito in questo periodo. Certo, e infine torniamo un po' al 26 ottobre ad Agnone, quella domenica in cui ci fu la partita della svolta, lei giustamente diceva ricomincerà un nuovo campionato, ma facciamo il punto su quello che è cambiato in positivo per il Campobasso da allora, da quella partita di ottobre. Ma, viene scontato dire che sono cambiati i risultati, questo sicuramente, però noi al nostro interno sicuramente è cambiata la consapevolezza di dover cambiare registro, è stata una partita a spartiacque, nel senso che vincerla era per noi vitale sotto certi aspetti, quindi abbiamo fatto di tutto con le unghie in 9, abbiamo finito la partita, quindi forse lì si è un po' ricementato l'aspetto appartenenza, l'aspetto gruppo, l'aspetto responsabilità. Non perché prima non ce ne sia stato, ma forse non riuscivamo a venirne fuori a livello di risultati, perché poi le prestazioni in linea di massima c'erano quasi sempre state, quindi mancava forse quella iniezione di fiducia o quel senso di responsabilità in tutti noi che forse o tranquillità che forse ci serviva. E poi nel calcio come nella vita a volte nulla è programmabile in tante situazioni, quindi ora stiamo vivendo un periodo di 18 risultati consecutivi, quindi sarebbe facile dire che va tutto bene, ma gran merito a dei ragazzi di quello che hanno sempre creduto in questo e in primis noi come staff e società in quello che facevamo, quindi ripeto, però si riazzerà tutto, quindi dovremmo ripartire alla prossima, non so quando, con lo stesso entusiasmo, la stessa volta.
Davvero in bocca al lupo per la ripartenza e grazie per il contributo al mister del Campobasso Mirko Cudini. E adesso ascoltiamo l'appello dei giocatori del Campobasso a restare a casa. Ciao ragazzi, mi raccomando, rimanete a casa e state tutti tranquilli che ci vediamo presto allo stadio. Forza lupi e state alla casa. Ciao ragazzi, vi mando questo video dalle mie quattro mura a Campo Asciane e spero si dica così, ma già so che mi massacrerete per la pronuncia. E niente, è arrivato il momento di starsene a casa e so che sarà, potrà sembrare noioso, faticoso, ma facciamo questo sforzo, armiamoci di pazienza e magari usiamo questo tempo per riscoprire quelle cose che durante l'anno, durante la frenesia di tutti i giorni non riusciamo a fare. E mi raccomando, statela a casa. Ciao ragazzi, purtroppo è arrivato il momento anche per noi di fermarsi a causa di questo virus, che speriamo passi il più presto possibile e vedersi nuovamente allo stadio. Ma per farlo abbiamo bisogno che tutti restino a casa. So che non è facile, ma purtroppo dobbiamo farlo. Quindi ci rivedremo presto allo stadio e mi raccomando, statela a casa e forza lupi. E anche noi ci associamo naturalmente a questo invito. Buona la prima del Molise ieri, facciamo che sia buona anche la seconda. Io vi ringrazio per aver scelto l'informazione di Teleregione che torna come sempre a partire dalle 19.30.